Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Qualche video fa vi avevo fatto vedere com'era il mio zaino di volo versione pesante. Oggi guardiamo com'è il mio zaino di volo versione alleggerita, anzi molto alleggerita, perché è una borsa veramente comoda, pratica e piccola da portare. Ma non è una borsa né fotografica né una borsa creata per droni, è un'altra cosa. Questi vi dovrebbero far capire che tipo di borsa è. Sì, perché la borsa di cui vi sto parlando è questa. È della Quechua, quindi della Decathlon, di facilissima reperibilità ed è praticissima ed ha una cosa che secondo me la rende eccezionale, cioè il fatto che è su due livelli, cioè a questa altezza abbiamo una cerniera, quindi la borsa è divisa in due strati. Qua uno strato, qua sotto un altro strato, che la rende secondo me una cosa fantastica per portare in giro il Mavic. Adesso andremo a vedere da vicino come è organizzata dentro e cosa ci permette di avere all'interno questa borsa. Quando acquistate questa borsa, all'interno trovate questi, per quello che io ve li ho fatti vedere all'inizio. Questi due barattoli sono all'interno della borsa quando l'acquistate, quindi con 15 euro vi danno la borsa fatta benissimo, comunque costa poco ma è fatta veramente bene a livello di qualità di materiale, delle cuciture e tutto, è imbottita, è comodissima, è una borsa termica, però è fatta molto molto bene, non è una pecciottata. E all'interno trovate questi due barattoli che ovviamente adesso non ci servono. Via. Quindi ragazzi, vi stavo dicendo, questa borsa è fatta veramente bene, costa solo 15 euro ed è adattissima, cioè mettendoci solo della gomma a piuma all'interno riusciamo tranquillamente a creare tutti gli scomparti che ci servono per il nostro Mavic, cioè Mavic, radiocomando, batterie e eliche di scorta. Adesso andiamo a guardarla da vicino com'è fatta all'interno. Apriamo il primo livello, cioè la parte superiore, e all'interno troviamo il Mavic. Ovviamente io ho solo dovuto creare questa gomma piuma, non ho fatto altro che acquistare un pezzo di gomma piuma alle Leroy Merlin, lo vendono anche al Brico, nei vari fai da te. Se ne compro un pezzetto, l'ho tagliato con la forbice e ho fatto una striscia. Questa striscia l'ho fatta girare all'interno dello scomparto, di modo che si è creato lo spazio giusto per inserire il Mavic. Vedete che c'è proprio lo spazio preciso per il Mavic. Quindi è perfetto. Sopra, non so se vedete qua, ci sono questi tre elastici che ovviamente c'erano già, sono quelli per inserire le posate quando si va a fare il picnic con la borsa termica. Io ci ho messo le eliche, sono fantastici perché finiscono proprio sopra il Mavic, ma non toccano nel Mavic perché vanno in questo spazio vuoto, diciamo, quindi si possono mettere fino a tre eliche. Però direi che bastano anche due, nel senso una di un tipo, una dell'altro, perché se mi si rompono due eliche, secondo me quel giorno lì è meglio che torno a casa e smetto di fare il volo, perché se devo rompere più di due eliche, la cosa... Vuol dire che la giornata non è delle migliori, quindi forse è meglio tornare a casa. Quindi ragazzi, avete visto come con una striscia di gomma piuma tagliata con la forbice ho fatto lo spazio per il Mavic. Adesso chiudiamo lo strato superiore e andiamo a guardare com'è lo strato inferiore. Nello strato inferiore ovviamente abbiamo il radiocomando e le batterie, ma la cosa figa che ha questa piccola borsa, che essendo fatto su due strati, il radiocomando ci sta messo così, ma messo in questa posizione con già il supporto per il telefono, cioè quello supplementare, diciamo, il supporto supplementare che noi mettiamo per avere il telefono con un'inclinazione che non ci dia meno riflessi e più comodo da vedere, qua ci sta perfettamente nel suo spazio. Quindi non dobbiamo smontare il supporto, non dobbiamo portarci il radiocomando senza supporto per avere comunque una borsa piccola, abbiamo tutto e tutto già montato, che secondo me è una cosa fighissima, perché quando andiamo a volare a me mi scassa le palle smontare e rimontare il supporto, lo so è una questione di due minuti, però mi scassa le palle farlo. Quindi questa borsa secondo me è perfetta, perché comunque ce lo fa tenere montato in una dimensione di borsa veramente piccola. Poi vi do le misure per rendervi conto di quanto è piccola questa borsa. Qua cosa ho fatto? Ho preso sempre due pezzettini di gomma piuma, ci ho messo un pochettino di adesivo di quello che attacca tanto, ok? E ho fatto i due scomparti per le batterie. Quindi qua inseriamo le batterie
e voilà, quindi possiamo portare tre batterie, cioè due qua, una quella che è nel Mavic, il radiocomando con montata la struttura per il telefono, sopra avete visto che il Mavic ci sta benissimo, ok? Quindi ragazzi, secondo me questa borsina termica della Decathlon, che poi voglio dire tutti hanno una Decathlon vicino, al giorno d'oggi ce ne sono un miliardo di Decathlon, quindi tutti bene o male ci riescono ad andare alla Decathlon, la potete acquistare per solo 15 euro, cioè se a me è piaciuta tantissimo quando sono andato alla Decathlon l'ho acquistata. Mi sembra che c'è anche di un altro colore che è, se non sbaglio, grigia, blu e rossa, se non vorrei sbagliare mi sembra che è fatta di quei tre colori lì. Adesso guardiamo insieme le misure così vi rendete conto di quanto veramente è piccola questa borsa, ma come riesce a tenere dentro bene tutto separatamente e come riesce a tenere bene dentro tutto in maniera separata. Allora, diamo un'occhiata veloce alla larghezza, che è di circa 13 centimetri e mezzo, facciamo 14 centimetri di larghezza, 24 centimetri di lunghezza e circa 19 centimetri, adesso ve la faccio vedere così, così vedete anche voi, circa 19 centimetri di altezza, cioè questa borsina è veramente veramente piccola. E poi ripeto, è fatta benissimo, cioè il materiale, sebbene costa solo 15 euro, non è veramente una pecciottata, è fatta molto molto bene, anzi forse meglio di altre borsine fatte per macchine fotografiche o per addirittura già per droni, che magari paghiamo di più e sono proprio delle cinesate assurde. Questa costa poco ed è fatta bene. E poi comunque la maggior parte delle borse che andiamo a acquistare, soprattutto quelle delle macchine fotografiche, non hanno un doppio scomparto, ne hanno uno solo, quindi abbiamo dello spazio sprecato. Invece qua lo spazio lo ottimizziamo tutto e quindi riusciamo a farci stare le cose in maniera più giusta e anche occupando più lo spazio. Avete visto il radiocomando con il supporto. E mentre le borse nate apposta per il Mavic sono belle, ma sono limitate dal fatto che è tutto creato con quegli spazi definiti che non si possono poi modificare, cioè gli spazi sono scavati in quella specie di materiale espanso, quindi è ritagliato lo spazio, ma lo spazio è quello, tipo il radiocomando con il supporto non ci starà mai, mentre qua ci sta e bene, pure sdraiato, quindi le crocettine non vanno a toccare niente, è uno spettacolo. Ah, la tracolla, ovviamente. Quindi ragazzi, avete visto nello zaino pesante cosa mi porto, cosa ho dentro e cosa invece ho nella borsa light, cioè la versione molto molto essenziale ma con tutto quello che serve per andare a fare i nostri voli. Quindi ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!